Ciao ragazzi e benvenuti, sono LeFerri ed oggi finalmente scopriamo, in occasione del lancio della versione 1.0, Endzone: A World Apart, ovvero un survival city builder caratterizzato da un'ambientazione post-apocalittica, un po' chiaramente ispirato a quello che potrebbe essere per esempio l'ambientazione di Fallout, per capirci. Ecco, quindi radiazioni, pioggia acida e altre cosette varie che andremo a scoprire assieme. Vi ricordo però che questo qui non è un real time strategy tipo Age of Empires, in cui andremo a comandare l'esercito che manderemo contro gli altri, bensì ci occuperemo appunto della gestione della sopravvivenza della nostra civiltà, un po' alla Frostpunk, per capirci un attimo. Quello è un titolo però decisamente molto più famoso. Nonostante ciò, comunque, Endzone promette davvero davvero bene. Ha una pecca enorme, purtroppo l'avrete già capito dal menu: non ha l'italiano, nonostante la versione appunto 1.0. Potrebbe arrivare in un futuro, però onestamente non speriamoci troppo, ecco. Detto questo, direi che possiamo finalmente iniziare a vedere il tutorial, immagino. Allora, non andrò a tradurvi tutto ciò che c'è scritto nel menu, perché di fatto non è un gioco di narrazione, è un gioco che si gioca, per cui se siete in grado di capire l'inglese non c'è bisogno che io vi traduca quello che ci sarà scritto. Altrimenti, evidentemente, non è il gioco che fa per voi, diciamo, se non capite l'inglese. Sicuramente non sarà un gioco complesso, bisogna masticarlo, però, comunque un pelino, ecco. Allora, main tutorial, oppure water tutorial, o poi food tutorial, confidence tutorial, radiation tutorial, barter trading system tutorial, expeditions tutorial, research tutorial, Raider tutorial, porca miseria, insomma qua c'è un sacco di roba da vedere. Allora, a long interrelated tutorial that includes all important aspects of the game. Ok, un tutorial che ci fa vedere tutti gli aspetti principali del gioco. Andiamo e scopriamo. Io onestamente speravo di fare un video relativamente corto, ma mi sa che ovviamente ho sbagliato decisamente il genere di gioco per poter fare ciò. Per cui prendiamoci tutto il tempo di questo mondo. Just look at this beautiful scenery. It's marvelous, even though it's a bit different from what we had pictured. Beh, we were able to secure a few basic resources and are storing them in our bus. Già il fatto che un gioco del genere abbia il doppiaggio è già tanta roba, comunque. È un nuovo inizio. Costruiamoci una nuova casa. Especially since our inventories in the end zone ran low. Don't forget that if you need additional information, you can look at our survival guide at any time. Ok, possiamo guardare la guida di sopravvivenza quando vogliamo. Allora, stagione 1. Qui abbiamo weekly contaminated rain. Allora, pioggia contaminata debolmente però. Poi cosa abbiamo qua? È di giorno, va bene. Allora, open the survival guide, qua in alto a sinistra. Tasks possono essere usate per assegnare agli abitanti del villaggio di raccogliere specifiche risorse oppure di rimuovere le radiazioni in una certa area. Solo gli abitanti che non stanno facendo nessuna attività possono fare certe tasks. L'unica eccezione è rimuovi radiazione. Fino a 4 abitanti possono lavorare su una singola assegnazione, su un singolo compito. Ecco, task vuol dire compito. Raccogliere il legno dagli alberi qua vicino nella zona di lavoro, va bene. Raccogliere rottami, raccogliere piante, raccogliere tutto, rimuovere radiazioni. By digging up the soil, scavando il suolo. Ok, rimuovere, ok, perfetto, quindi well done. Everything you need to know should be right here. I think the time has come for us to at last build ourselves a new home here. Una nuova casa, va bene. Before we can construct buildings at all, we have to assign the profession builder to several settlers so that they can take care of construction contracts. Dobbiamo assegnare la professione costruttore ad alcuni abitanti del villaggio. Ok, quindi io in pratica seleziono questo, no, seleziono qua su professioni, builder, quanti ne vogliamo? 3. Your builders will be ready as soon as construction contracts have been issued. It's time to start focusing on. Ci serve acqua. And most basic need, water. Ok.
The first thing we ought to do is to establish a working water. Un rifornimento di acqua. A jetty. Place and build a jetty by a lake in the vicinity of your town center. Va bene, che cos'è il jetty? Allora, controlliamo. Ah, il jetty è The jetty enables settlers to collect water. Ah, tipo un pontile, permette ai cosi di andare a prendere l'acqua. Perfetto, quindi così immagino. No, si deve ruotare in qualche modo. Ah, con R va più che bene, direi. Quindi facciamo così. Credo. Vediamo se funziona. Spererei di sì. Ci vanno? Non mi pare in realtà. Build next. Workforce. Activate, deactivate production. Ma ci vanno o fanno finta? Jet build 0 di 1. È costruitela però, Ah, cici, dai, su. Mi sa che stanno andando a raccogliere le risorse, credo. C'è un modo per velocizzare il tutto? Questo qua, in teoria. Fast game speed, vediamo se ho visto bene. Perfetto, perfetto. Ci sta. Facciamo così. Bravissimi. The jetty was completed as planned. Now we have a place where we can collect water. There are other possibilities to gather water too, but the jetty is the simplest and most cost-effective method. Ok. We can obtain and store water from different sources, like a jetty, rain collector, or well in the system. Ah, il raccogli pioggia anche, oppure il pozzo. Close proximity to a water source, so that our water carriers don't have to walk too far. Ah, devo costruire una cisterna vicino, ho capito. La mettiamo qua. Va bene. Aggiudicato. Dai, costruite molto velocemente. Penso vadano a prendersi le risorse qua, vero? Perfetto, ma perché è sparita la linea che diceva cosa stavano facendo? Boh, va bene, dai. Accontentiamoci. Costruiranno? In teoria. Bravi. Ah, le professioni. Water carrier. 1, 2, 3. Eccolo qua. Acqua prodotta 0 di 100. Ci vuole un po' di tempo allora. Adesso vanno qua. Bravissimi. Producono l'acqua. 25, 50. 75, 100. Ottimo. And water is now transported from the jetty to our cistern. Consider hiring more water carriers if you don't have enough settlers available. You can never have enough water in storage. Non hai mai abbastanza acqua, bene. Produzione di cibo adesso. A gatherer's cabin. Hunting lodge or a fishing hut can directly remedy the situation. I suggest starting with a fishing hut, since we're already located near a lake. Ok, fishing hut lo mettiamo qua, direi. Perfetto. Vediamo, fishing hut. Ok, e poi assegnare due pescatori che faremo adesso, insomma. Tac e tac, ok. Cibo prodotto 0 di 50. 0 di 50, Eccoli qua che pescano, bravissimi. No, devo dire che è molto molto carino come gioco, anche graficamente parlando, A population that grows too fast can quickly unbalance your food and water supply. Una popolazione che cresce troppo velocemente può provocare una sorta di sbilancio tra appunto il consumo di risorse. Ah, crops. Sarà questo allora, dai. In contrast to your fishing hut, where production can be right away. Ok. Cultivated field. Va bene, lo mettiamo tipo così. No, non si può qua. Dove si può mettere? Qua allora? Niente da fare. Qua? Neanche. Perché non... Ah, così si può.
Facciamo così, dai. Perfetto. Cosa vuol dire sta roba qua? Farmer 1. Eccolo qua. Seeds from field chosen. Soil moisture. Ah. Cioè, ma io l'ho messo in pratica in una zona sfigata, quel coso lì. Dried out. Ma come? Ma stai scherzando? Ma no. Seeds from field chosen. Ah, eccolo qua. Choose seed. Mettiamo cavolfiore. Ok. Non si può. Questo? Questo si può. Benissimo. Remember that we need the widest variety of food sources to stay healthy. You should also plan ahead for drought periods that might come when it's not going to rain. Stock up on food and adapt your production to avoid bottlenecks. I'll show you a few more strategies later on. Grazie mille. At the beginning, we don't have much scrap wood or other resources. We could build a production building, but to obtain resources as fast as possible, it's best that we start gathering right away. Assign a gather all resources task. All the settlers who haven't been assigned any profession by you are going to accept these kinds of tasks. In addition, settlers distribute resources within your settlement. Ok, place gather wood task. Soil moisture. Dove sono le tasks? Qua, forse. Tasks. Ah, eccole qua, tasks. Gather wood e gather scrap. Gather wood lo mettiamo qua, direi. E gather scrap... ma io direi... qua, sempre. Ok, free settler available, 2 di 3, dice. Va bene. Ma andiamo avanti, vediamo che succede. Allora, qua stanno raccogliendo già un sacco di cose. Però non capisco perché... ci sono i settler che non sono completamente liberi. Allora, togliamo dei builder. Eccoli qua. Perché alla fine che cazzo stavano facendo i builder? Niente, non c'era niente da costruire. Ma andiamo avanti. Dai, 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 producete, producete. Perfetto. Production building. Production buildings are not only easier to manage, they are also distinctly more effective than simple tasks. Credo questo. Don't place production buildings too far away from your settlement. You'll be able to change their working area at any time later on. Ok. Right on. The best thing for us to a Forester's Lodge. To build a Forester's Lodge. Lo mettiamo qua. Our supply of wood and make it more effective at the same time. Bene. Foresters are not only able to chop down trees, they reforest areas with trees as well. Vediamo. Bravi, bravi. Ma qua perché sta diventando rosso? Dried out. Dry, moist, wet, rain cloud. Vabbè. Costruiranno? Sì, dai. Credo. Sono fiducioso. Anche se sembra ci voglia del tempo. Hai veduto Chuck? Ma no, sta roba qua. Cut down and reforest. Sì, ho capito, ma qualcuno lo costruisce o fate finta? Mettiamo altri builder, va, nel frattempo. Oh, perfetto. Finalmente. Assign settler to the profession forester. Eccolo qua. Good job. You might want to change this building's working area later on to tell your workers where they should get their wood from. Ah, and for your information, if you want, you can also tell your forester's lodge that they only ought to attend to reforesting an area in order to create a lush, green forest which generations to come can use. Wow. Very good. Scrap. Now you have to take care of collecting scrap. Scrap is one of the most valuable resources because the quantities present are limited. And we can recover other resources from the scrap yard. Unlike the task we just had, the scrap yard allows larger quantities of existing scrap to be dismantled than qua. With ruins or wrecks. Perfetto. Ok, builder, andate a costruire lo scrap yard. E dopo, sapete cosa potete fare?
possiamo fare tasks, gather scrap, che è questo. Come si fa a muoverlo? Gather scrap, demolish, credo. Boh, gather scrap lo mettiamo qua. Credo sia giusto, ma non sono sicuro in realtà. Builder ce ne sono, in teoria, perlomeno gli ho detto di... Sì, dai. Credo stiano facendo qualcosa. Construction progress. Perfetto. Scrap collector. Allora, fermi tutti. Scrap collector dov'è? Eccolo qua, uno. Scrap produced 13 di 20. Bravi, bravi, bravi. Molto bravi. Tiriamo via un po' di builder qua, eh. Dato che al momento non c'è nulla da costruire. E facciamogli produrre rottame. Ovviamente vi invito sempre a lasciare un like se vi piace quello che vi sto mostrando. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E soprattutto, se ancora non l'avete fatto, seguitemi anche su Twitch, mi raccomando. Il nickname ovviamente è sempre Leferri, c'è scritto qui in basso a sinistra, ragazzi. Allora, perfetto. Cabins. Eccole qua. Tiè, giusto per... riprodursi. Ho capito come. Allora, cabin built 0 di 8? Cazzo, ma sono tantissime. E che ne ho messe 2 per essere... per stare tranquillo. Invece no, ne mancano ancora. Eccole qua, ragazzi. Case dappertutto. Perfetto. Con calma ce la facciamo, credo. Benissimo. Più o meno. Aspettiamo. Delle schegge, delle schegge. Devo dire che è molto carino comunque, eh. Besides cabins, you can also provide sturdy houses and shelters as well. Eccoli qua. Sturdy houses withstand sandstorms better and have an increased storage. Ah, resistono alle tempeste di sabbia. Children living in houses gradually fill up the house's stockpiles. Settlers do not reproduce in a shelter because they lack privacy. Ho capito. Let's return from our excursion into housing and refocus on scrap. With the help of a recycler or refinery, scrap can be sorted into 4 different resources. A recycler always takes scrap apart, one resource at a time, while a refinery automatically produces all 4 resources. To start off, you should build a recycler and produce cloth. Ok. Stiamo costruendo il recycler, benissimo, direi. Professioni, perfetto. Dai che un po' alla volta, manca un po' di legno adesso, vedete? 0 di 16, poi 0 di 30 per lo scrap e dopodiché cominciano a costruire, in teoria. Sì, ma veloci, cicci, dai, su. Eccoli qua, eccoli qua. Perfetto, hanno consegnato lo scrap, bravissimi. Adesso serve il legno, dove lo stanno procurando. Vabbè, con calma, dai. Bravi. Grandissimi. Professione refiner. Eccolo qua. Cloth produced 0 di 4. Va bene, con calma, eh. Vediamo se qualcuno andrà a produrre il cloth. Lui, credo. Eccolo, eccolo, eccolo. In teoria, perlomeno. Dovrebbe essere così, insomma. 2 di 4, bravo, bravo. Quindi qua ci mettono lo scrap che produce tessuti. You can instruct your recycler to produce a different resource at a time. It's important that you focus on the resources you need, at least in the beginning. Vedete? Può produrre tessuti in metal oppure plastica. Ho capito. Happy settlers are industrious settlers. That's why we ought to look after our people and protect them against the surroundings and dangers. Like a Taylor. So let's start by transforming our newly recovered cloth
into protective clothing. Lo mettiamo qua, ok? Un sarto per trasformare i tessuti in vestiti protettivi dalle radiazioni. Terrestrial radiation. Ah, potevo costruire lì, però bisognava prima disboscare. Che forte sta cosa. Tanti giochi non permettono di fare così. Prima bisogna liberare, poi costruire. Invece qua lo fanno in automatico. Loro ti dicono sì, puoi costruirlo qua. Però nel frattempo disboschiamo. Mica stupido, eh? Taylor's shop built, va bene. E poi professioni qua. Taylor 1. Ok. E poi? Aspettiamo. Dovrebbero arrivare in teoria, ragazzi. Sì, dai. Manca giusto un pelino di legno. Bravi. Next scarf produced. Eccolo qua. Però devo assegnare un tailor. Ah, l'ho già fatto prima. È vero, è vero, è vero. C'è mica qua il... Come si può dire? Come capire a che livello è della produzione della sciarpa, tipo, boh. Currently in production. Va bene, aspettiamo. La cosa stanno producendo, credo. Eccola qua. Perfetto. Allora, radiazione dell'ambiente. Nessuna radiazione. Basso livello, medio e alto. The radiation changes constantly and is influenced by weather and contaminated rain. Protective clothing helps to protect. Bisogna costruire una catena di produzione. The tools we brought along from the end zone are slowly but surely running out. New tools. Ok. Let's focus on manufacturing new tools. Immagino sia il workshop. Cavolo. So we'll prepare for production by building another recycler. Non c'è più il lago, cazzo. To recover metal from scrap. È male, eh. Allora, il recycler, dobbiamo dirgli di... qual è il recycler? Questo qua, di produrre metallo. E fin qua tutto ok. Recycler built. Ah, un altro recycler. Lo mettiamo qua, va bene. Poi, professione refiner. Eccolo qua. Workshop built, eccolo lì. Technician, immagino che... Eccolo qua. Metal tool produced. Instruct workshop to produce metal tool. Va bene. Recycler built. Dai, datevi una mossa, cazzarola. Poi la volta ce la faranno, sì. Ah, bene, ragazzi. Guardate, io bene o male ho inquadrato un po' com'è il gioco, eh. E vi ripeto quello che ho già detto prima. Il gioco è... davvero davvero promettente. Sicuramente nel corso dei mesi, degli anni in cui questo gioco è stato in Early Access, ha visto tantissimi cambiamenti, è migliorato tantissimo, è stato ampliato moltissimo, per cui sicuramente questa per il momento è sicuramente la versione migliore. Ecco, sembra scontato, ma così tanto non lo è, e riceverà sicuramente altri aggiornamenti, per cui non vedo perché non giocarlo. Detto questo, io vi ringrazio dell'attenzione. E fatemi sapere cosa ne pensate, perché se volete lo giochiamo assieme su Twitch. Grazie e alla prossima.